Ciao a tutti ragazzi, sono Diflu di IO Review. Allora ragazzi, oggi volevo farvi vedere la connessione del joystick PlayStation 3 con l'iPhone 6 per giocare a Modern Combat 5. Vi ricordo ragazzi che avevo già provato a fare queste cose con la vecchia versione di Modern Combat 5, ma con l'ultimo aggiornamento praticamente è risultato molto più facile perché rende compatibile con dispositivi iOS la possibilità di poter usare un joystick esterno per giocare al gioco. Ovviamente se abbiamo il jailbreak riusciamo ad utilizzare, grazie a un tweak di Cydia, il joystick PlayStation 3, cosa che prima non riuscivo a fare, che comunque si riusciva a connetterlo con un altro tweak che si chiamava Bluetooth, che esiste ancora, che dovevi andare a configurare manualmente tutti i vari pulsanti. Soltanto che mi risultava sempre un po' difficile riuscire a calibrarlo, il che diventava sempre molto sensibile, che quando andavi a muovere gli analogici per spostare la visuale, tipo con l'analogico destro, si spostava in una maniera veramente molto veloce, anche se andava a calare la sensibilità del gioco. Insomma, alla fine era ingiocabile. Mentre con questo tweak qua, che si chiama Controllers for All, per alcuni giochi va a connettersi automaticamente, a impostare automaticamente quello che sono i comandi del gioco. Non potremo cambiare poi la configurazione dei pulsanti, quindi ci dobbiamo un po' adattare a quello che è, però a sto giro riusciamo veramente a giocare in maniera molto più fluida. Allora, vi faccio vedere come si fa innanzitutto. Bisogna avere Controllers for All, scaricabile da Cydia, quindi dispositivo jailbreakato, e BT Stack. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo andare, ogni volta che dobbiamo fare questa operazione, che magari dobbiamo usare il Bluetooth per altre cose, dobbiamo fare un riavvio del dispositivo, quindi eseguendo il pulsante Sleep e il pulsante Home insieme, fino a quando non si riavvia. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a impostare su BT Stack, ci metterà un pochettino per andare a impostarsi, ma per renderlo effettivo dobbiamo comunque fare il riavvio ogni volta, ragazzi. Lo capiamo dal fatto che l'iconcina Bluetooth si capovolge al contrario, tipo a specchio. Poi vado ad attivare Controllers for All, dove sono andato già ad abilitare il tipo di controller. Come vedete possiamo usare il controller PlayStation 3, PlayStation 4, controller della Wii e tanti altri. Io ho impostato il controller PlayStation 3 perché è quello che ho adesso. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a controllare se ogni tanto dobbiamo rientrare in BT Stack per vedere se veramente è rimasto impostato in quel punto. Poi andiamo a riavviare il dispositivo. Un attimo solo. Ok, il dispositivo si sta riavviando. Dopodiché cosa facciamo ragazzi? Quando apriamo i giochi compatibili ci verrà una sorta di notifica dall'altro che ci dice che il Bluetooth si sta inizializzando e quindi dovremo andare a premere il pulsante PlayStation sul nostro joystick per andare a connetterlo. Comincerà a lampeggiare i vari 4 LED fino a che rimarrà fisso il LED di stato che ci indica il numero 1, che ci indica che si è connesso. Quindi andiamo a vedere se funziona. Non sempre funziona al primo tentativo, bisogna fare un paio di volte a volte sto tentativo. Ovvio, se lo teniamo sempre attivo dopo non c'è bisogno di rifare ogni volta questa menata, insomma ragazzi. Basterà semplicemente entrare nel gioco, ci esce la notifica che ci dice di premere il pulsante, premiamo il pulsante e lui si connette. Nel mio caso, che il Bluetooth lo utilizzo per altre cose, tipo per connettermi per lo streaming audio in macchina, devo andare a disattivare ogni volta questa cosa. Quindi, siccome che lo utilizzo di più per ascoltare musica, devo rifare ogni volta questa cosa. Allora, scusate, mettiamo il codice. Ok, allora andiamo a vedere se funziona la cosa. Torniamo in BT Stack. Lo riconnettiamo e andiamo a vedere subito se funziona, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, qui nel joystick della PlayStation 3 ho fatto un po' un accrocchio, nel senso con due fascette, ma ho preso semplicemente una di quelle ventose che si comprano, quelle della Cellular Line, di quelle da vetro, da macchina, gliel'ho appiccicata qui contro,
gliel'ho fissata con due fascettine, proprio una cosa un po' rudimentale, però è funzionale e molto comoda, perché comunque vado a mettere il telefono poi incastrato qui dentro, ed è molto più comodo che tenerlo appoggiato da qualche parte, dipende come mi viene, insomma. Ok, andiamo a aprire il gioco in questione. Ecco, come vedete, questa è la notifica. Andiamo a premere il pulsante. Ecco che lui ci avvisa e dice che è connesso. Da questo momento, ragazzi, possiamo muovere, come potete vedere, vedete quei quattro angolini? Praticamente sta muovendo il cursore del gioco direttamente con il joystick. Ok, ragazzi, andiamo a provare a fare una partita. Allora, innanzitutto, scusate, ho schiacciato una cosa per sbaglio, lo andiamo a incastrare nella posizione in questione. Arrivo subito, ragazzi. Ok, andiamo a provare una partita, ragazzi, che così vi faccio vedere come frulla. Ovviamente, ragazzi, ci sono altre impostazioni da andare a fare, nel senso che comunque possiamo giostrarci meglio la questione andando a impostare al meglio la sensibilità del gioco per riuscire a calibrare, perché comunque se siamo abituati con una certa calibrazione perché usiamo il touch del dispositivo, quando andremo a mettere il joystick sarà un pochettino più sensibile nei movimenti, quindi magari dovremo andare a calare un po' la sensibilità. Ok, proviamo una partitozza, ragazzi, vediamo cosa riesco a fare. Come vedete, con l'analogico sinistro ci andiamo a spostare, in questo caso con l'analogico destro andiamo a spostare la visuale, ragazzi. Ecco che c'è uno che ci sta sparando subito. Ok, poi, ragazzi, con il pulsante L1 andremo a correre, con il pulsante L2 andremo a mirare, con il pulsante R2 andiamo a fare fuoco. Ecco, vediamo se riesco a sparare qualcuno. Devo prenderci un pochettino la mano, ragazzi, perché non sono ancora pratico. Ci ho fatto una sola partita e poi... Anche perché poi, ragazzi, quando uno si abitua con il touch è difficile poi tornare al joystick, anche se con un po' di partite magari riusciamo a essere più competitivi con un joystick, insomma. Poi, dicevo, ragazzi, con il pulsante R1 invece andremo a lanciare una granata, con il pulsante triangolo andremo a selezionare l'arma, quindi a cambiare molto più velocemente l'arma, ragazzi, tra l'altro, con il pulsante quadrato andiamo a ricaricarla, con X non fa niente per il momento, non so cosa sia, e con cerchio invece andiamo ad abbassarci. E niente, ragazzi, proviamo a fare una partitozza. Ok, meno uno, ragazzi. Ecco un altro. Secondo me, ragazzi, con due o tre partite andiamo poi a impratichirci un po', perché con il joystick, come ben sapete, ragazzi, l'esperienza di gioco è molto più performante. Poi soprattutto, ragazzi, non so voi, ma io con il joystick della Play 3 mi trovo veramente da Dio. Ah, cazzo. E la partita ormai è quasi finita, ragazzi, questa qui è una di quelle partite controllo zone. E niente, ragazzi, comunque il mio giudizio è positivo con questa configurazione, perché sono ancora alla seconda partita e già mi sto un po' abituando al nuovo metodo di comando. E niente, ragazzi, come vi ho fatto vedere, adesso si riesce a giocare a Modern Combat 5 con un joystick della PlayStation 3 o quegli altri compatibili. Ovviamente, ragazzi, ci sono dei joystick che possiamo andare ad acquistare che sono già compatibili senza avere il jailbreak, solo che a mio avviso ancora non ne ho, sinceramente, avendo già un joystick PlayStation 3 in casa preferisco usare quello della Play 3 perché è quello con cui mi trovo meglio. Però comunque, ragazzi, per chi non ha il jailbreak ci sono dei joystick compatibili che vi permette adesso con l'ultimo aggiornamento di Modern Combat 5 di poter giocare direttamente con un joystick esterno senza utilizzare il touch.
E niente ragazzi, volevo farvi vedere semplicemente questa dimostrazione, che comunque adesso è possibile utilizzare, e per dispositivi Android invece era già una cosa che si poteva fare già anche con il vecchio aggiornamento, perché il mio amico c'ha un dispositivo Android, un Samsung, e con lui era già possibile. Questa cosa non era possibile con i dispositivi iOS. Con l'ultimo aggiornamento è disponibile anche con i nostri dispositivi iPhone, iPad e tutto quello che ne viene. E niente ragazzi, grazie del vostro ascolto e buon divertimento, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.